origine calabrese ed è un fisico di fama internazionale. È stata la prima donna a dirigere il laboratorio nazionale del Gran Sasso subito dopo il terremoto del 2009 all'Aquila. E ha collaborato anche con altri lavori, tra cui il più importante, ha collaborato con il laboratorio CERN per la scoperta del famoso bosone di Higgs, anche con il laboratorio DESI di Amburgo. È dirigente e associato per la ricerca all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e dove riveste un ruolo importantissimo di coordinatore per la ricerca della fisica astroparticellare per l'Europa. E a questo punto coordina oltre 1000 ricercatori che si occupano di questo settore. E attualmente si occupa anche, insieme ad altri paesi, alla realizzazione del progetto Juno, che praticamente consiste nella realizzazione di un rilevatore di neutrini per studiare le oscillazioni di neutrini. Questo laboratorio viene realizzato in Cina con la collaborazione di diversi stati, tra cui appunto l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Italiano, nonché francesi, finlandesi, statunitensi e russi. In questo ambito appunto si vede come la ricerca ha sempre più importanza se realizzata con l'unione di più forze e di più culture. Lei attualmente oggi ci parlerà appunto di cultura e scienza, una dicotomia da superare per un sviluppo appunto nell'ambito scientifico. Sì. Prego, a lei la parola. Grazie di essere funzionato. Aspetti, io ecco, adesso funziona. Ringrazio a tutti di essere intervenuti. In realtà diciamo di questo rapporto tra cultura, umanistica e scienza ho già parlato stamattina, e invece, come vedete dal titolo di questa slide che viene proiettata, vi porterò in giro del mondo, a fare un giro del mondo a caccia di neutrini. Allora, la domanda sorge spontanea: che cosa sono i neutrini? Allora, ho lì trascritto l'incipit di un libro, fra l'altro mio, sui neutrini, che è appena uscito, che comincia proprio così: invisibili fantasmi ci circondano, ci attraversano numerosissimi e si aggirano per tutto l'universo. Sono i neutrini. E la domanda ovviamente è: che cosa sono i neutrini? Che cos'è un neutrino? E parlando, diciamo, se volete, c'è un filo logico tra quello che dicevo stamattina e quello che dirò adesso. Che cosa fanno i fisici e soprattutto che cosa c'è di diverso con il mestiere che facevano i filosofi prima della nascita della scienza moderna? In fondo, le domande a cui i fisici cercano di rispondere sono le stesse a cui cercano di rispondere anche e cercavano di rispondere sin dagli albori della civiltà i filosofi. Cioè, qual era la domanda fondamentale dei filosofi? Qual è l'essenza dell'essere? Allora, detto in termini forse più moderni, la domanda è questa. Supponiamo, io mi guardo la mano, guardo questo tavolo, guardo il sole, le stelle, eccetera, e mi domando, lo domando a voi, supponiamo di avere un microscopio ideale,
di risoluzione infinita, cioè nel senso che mi permette di vedere sempre più dettagli. Man mano io vedo un dettaglio, poi aumento il potere di questo microscopio e vado a vedere sempre più nel dettaglio, sempre più nel dettaglio. Che cosa voi, che cosa vi immaginate di vedere? E la domanda, insomma, in fondo i fisici fanno proprio questo, cercano di vedere sempre più nel dettaglio di che cosa è fatta l'essere, la materia. E la domanda è, ci sono a un certo punto, questo processo di risoluzione infinita, per cui vedo sempre più dettagli, si ferma nel senso che a un certo punto non riesco a suddividere quello che sto analizzando in parti ancora più piccole, ma ci sono dei mattoni fondamentali a partire dai quali poi, a partire dalle loro interazioni, io posso costruire tutta la natura nella sua enorme varietà che mi consente di avere noi, il nostro corpo, le stelle e l'universo. Cioè ci sono dei mattoni fondamentali nella costruzione della materia, oppure questa materia può essere suddivisa all'infinito? E l'altra domanda che da sempre l'uomo, i filosofi si sono posti nelle notti stellate, guardavano il cielo e si domandavano cos'è questo universo che io vedo, di che cosa è fatto, come è nato, il mito sull'origine dell'universo, i miti, innumerevoli miti. E poi è qualcosa di immutabile, cioè è così, è perfetto, è etereo e quindi non cambia, oppure è in movimento e cambia nel tempo, e soprattutto quale sarà il suo destino futuro. Allora, queste domande fondamentali, appunto, se le ponevano i filosofi. Vedete, qui ho posto l'immagine di due filosofi, parliamo praticamente del 500 avanti Cristo, non stiamo parlando proprio di ieri, eppure le domande erano le stesse. Parmenide e Zenone, che facevano parte dei presocratici, dicevano che con questo processo di suddivisione sempre maggiore, diciamo, della materia, questo processo non finisce mai. La materia è divisibile all'infinito, è una materia continua, non c'è niente in cui a un certo punto questo processo si ferma. Più o meno contemporaneamente c'era invece un altro, Democrito, il quale disse: no, a un certo punto questo processo si ferma, io vedo degli elementi fondamentali che lui disse che erano indivisibili, siccome indivisibile in greco si dice proprio atomo, disse: no, ci sono gli atomi. E gli atomi, egli dice, così è stato riferito da chi riferisce il suo pensiero, gli atomi sono eterni e immutabili, esistono in varie forme e sono animati da un continuo movimento nello spazio vuoto. Allora, la domanda che potreste fare a noi, che adesso facciamo scienza in questo momento, in questa disputa, chi aveva ragione? Bene, vi dico che oggi i fisici, allo stato attuale delle conoscenze, ripeto, allo stato attuale, devono dire: no, aveva ragione Democrito. Cioè esistono degli elementi, dei mattoncini infinitesimi, ma fondamentali, indivisibili, a partire dai quali tutto l'essere viene costruito. E in questo anche continuo movimento nello spazio vuoto c'è una preveggenza, diciamo, filosofica, di qualcosa, di un concetto proprio poi della meccanica quantistica in un certo senso, nel senso che, come vedremo, diciamo, le forze che si esercitano sono un continuo scambio di altre particelle, quindi in qualche modo assimilabile a questo continuo movimento. Qual è la differenza? Perché noi adesso possiamo dire aveva ragione l'uno o aveva ragione l'altro? Perché Democrito ha scritto in maniera più convincente rispetto agli altri, ha usato una dialettica migliore, più convincente? No. Perché che cosa è successo? È successo qualcosa il 13 marzo del 1610, una data che, come dicevo stamattina, io se dovessi scrivere io i programmi delle scuole, cercherei di farla imparare a memoria, così come impariamo a memoria la data della scoperta dell'America.
E perché è così fondamentale questa data del 1610? Perché nel 1610 Galileo Galilei pubblica il suo libro Il Sidereus Nuncius. E che cosa c'era scritto di così fondamentale in questo libro da lasciare traccia nella storia dell'umanità? Nel 1610 Galileo tornava a Firenze, alla corte dei Medici, dopo aver insegnato per circa 20 anni, un po' meno di 20 anni, a Padova, all'Università di Padova, che allora già esisteva, e aveva saputo che qualcuno aveva inventato un nuovo strumento, il cannocchiale, che lui aveva poi messo a punto, migliorato, eccetera. Ma soprattutto la cosa più fondamentale che Galileo fa è di puntare il cannocchiale verso il cielo. Puntandolo verso il cielo si accorge di alcune cose, misura alcuni fenomeni. Si accorge intanto che la Luna è fatta della stessa materia della Terra, cioè avvallamenti, montagne, cioè la superficie della Luna è abbastanza simile alla superficie della Terra, non è diversa dalla Terra. Che le stelle in cielo sono molto più numerose di quelle che a occhio nudo si vede, anche la Via Lattea è un agglomerato di stelle. Vede che ci sono dei pianeti intorno a Giove, ne misura la rivoluzione. E perché questa cosa è così fondamentale? Per capire perché è così fondamentale bisogna rifarsi a qual era la concezione dell'universo all'epoca. La concezione dell'universo era quella aristotelico-tolemaica, in cui la Terra era, c'erano queste sfere, l'universo era fatto di sfere concentriche, al centro c'era la Terra che era l'unica fatta di materia corruttibile, imperfetta, mentre in queste sfere c'era tutta una materia eterea e perfetta, in cui c'erano il Sole, le stelle e così via. Bene, allora Galileo invece scopre che la natura dell'universo, l'universo è fatto della stessa tipo di materia con cui è fatta la Terra, e le leggi che regolano il moto dei pianeti, per esempio di Giove o di altri, sono le stesse regole che io vedo sulla Terra, con cui posso osservare e descrivere, per esempio, il famoso quando cade la mela dall'albero. Quindi le regole fisiche, le leggi fisiche che valgono sulla Terra valgono anche per l'universo. Se pensate alla concezione aristotelico-tolemaica, questo è stato in un attimo, ha distrutto l'intera costruzione, diciamo, dell'immaginazione di quello che era l'universo. Ma il contributo più grande che Galileo dà, e perciò lascia, diciamo, delle tracce nel pensiero umano, è che, ripeto, come ha fatto a convincerci tutti? Da allora in poi tutto l'uomo ha cominciato a pensarli in quel modo, anche perché successivamente, grazie ad altri contributi che erano già stati dati da Copernico, eccetera, in qualche maniera queste sue misure poi vanno a sostegno della teoria, che poi gli costò quello che sappiamo, del fatto che era la Terra che girava intorno al Sole e non viceversa. Come l'ha realizzato questo? Con delle misure. E il cannocchiale è il primo strumento sperimentale, il primo apparato sperimentale che viene usato da Galileo per dire la verità scientifica è questa. Cioè lui inventa il metodo scientifico, inventa il concetto di scienza moderna che si basa sulle, come diceva lui, le sensate esperienze, cioè una verità scientifica si definisce tale, ancorché falsificabile e superabile poi nel tempo, non è una verità, diciamo, assoluta, Perché? Perché è il risultato di un esperimento, e chiunque fa quell'esperimento trova lo stesso risultato. E l'altra grande novità, non novità, ma insomma verità che lui mette in evidenza, è che il risultato di questo esperimento è descritto da una legge matematica, dalla matematica. Cioè dice, guardate, la matematica è l'unico vero linguaggio universale dell'uomo, è l'unica lingua universale dell'uomo, non è l'inglese la lingua universale, ancorché lo stia diventando l'inglese, è la matematica. Perché? Attraverso la matematica io entro in contatto, descrivo e, diciamo, interagisco con la natura. Questa è la scienza moderna. Allora, guardando, ripeto,
Adesso cosa dicono i fisici oggi? Appunto, guardiamoci, vedete, c'è l'immagine sulla sinistra del sole, il cielo stellato, l'elefante, quello non mi ricordo se è un virus o un batterio, scusate l'ignoranza, ma insomma, che cosa hanno in comune? Bene, noi sappiamo che appunto Democrito aveva ragione, che il mondo intorno a noi e l'intero universo sono fatti a partire da pochi semplici mattoni fondamentali. Quali sono? Allora, l'uomo, adesso diciamo questo conoscete già, sapete che prima l'uomo ha imparato a dire c'è un atomo fatto di un nucleo e degli elettroni. Tutto questo, guardate, riguarda gli ultimi 100 anni. Lo sviluppo che ha avuto la fisica negli ultimi 100 anni non l'aveva avuto nel resto di tutta la storia umana. Poi si è scoperto che il nucleo, sempre, vedete, questo processo riduzionista, che come dico è come avere un microscopio con una risoluzione sempre maggiore. Allora vado a guardare il nucleo, dentro il nucleo ci trovo i protoni e i neutroni. E i protoni e i neutroni sono fondamentali? No, abbiamo scoperto che i protoni e i neutroni sono fatti di altri mattoni veramente indivisibili, mattoncini indivisibili, che chiamiamo i quark. I quark sono fondamentali? Per ora ci sembra di sì, non sappiamo, nel futuro. Quindi questi sono, appunto, esistono dei mattoni indivisibili, esistono gli atomi di Democrito. E vedete, è un processo riduzionista, cioè noi i fisici guardano sempre a dimensioni sempre più piccole, vi prego di notare gli ordini di grandezza dall'atomo al nucleo, al protone, al quark. L'altro concetto fondamentale della fisica moderna è quello, come si descrivono le forze. Adesso sappiamo che esistono solo 4 forze fondamentali. Una è quella gravitazionale di attrazione, quella che ci fa stare coi piedi per terra. Poi c'è la forza elettromagnetica, che, su cui ormai la nostra civiltà è completamente basata, ma non solo. Poi c'è la forza debole apparentemente non ci appare immediatamente come fenomeni elettrici e magnetici, ma è altrettanto importante, perché ci spiega perché noi siamo fatti solo di determinati mattoni stabili, mentre altre particelle sono fatte di altri mattoni, però vivono poco, mentre noi, il nostro nucleo è stabile, il protone e il neutrone che, diciamo, costituiscono, sono i mattoni fondamentali con cui la materia normalmente è fatta, sono stabili. E la forza debole è anche quella alla base dei processi che avvengono all'interno del Sole, che fa sì che poi il Sole produca energia e ci scaldi. E poi c'è questa colla nucleare che tiene i protoni dentro il nucleo, che è la forza forte. Il concetto fondamentale, però, moderno di forza è quello che il fatto che due particelle o due oggetti, diciamo, si attraggano oppure fra di loro si esercitano una forza, dal punto di vista della meccanica quantistica, del concetto di campo della meccanica quantistica, vuol dire che si scambiano altre particelle. Adesso la faccio breve. Tutto quello che i fisici sanno su questo problema, come è fatta la materia, è racchiuso dentro il famoso modello standard delle particelle elementari. Voi vedete che sulla sinistra qui ci sono i mattoni fondamentali, che sono i quark e i leptoni. Va bene? Ci sono 6 quark e 6 leptoni. Vedete questo simbolo, che è il simbolo greco, sono i 3 neutrini. Esistono 3 tipi di neutrini: il neutrino elettronico, il neutrino muonico e il neutrino tau. Ecco che quindi cominciamo a capire, vedete, che appaiono i neutrini. I neutrini sono quindi delle particelle elementari. Elementari non vuol dire che sono particelle semplici, ma lo sono anche, ma sotto certi aspetti, ma elementari nel senso che non sono divisibili, fanno parte di quei mattoni indivisibili a partire dal quale tutto si crea. Queste sono le particelle invece che descrivono le forze che si esercitano fra i mattoni fondamentali, le 4 forze di cui dicevamo prima. Al centro vedete questo simbolo, questo è l'anello mancante di questo modello standard. Che cos'è? È il bosone di Higgs. Era l'anello mancante, è stato scoperto nel 2012, annunciato nel 2012 e ha valso anche il premio Nobel a Higgs ed Engler. Questo era, diciamo, l'elemento di questo
sistema descrittivo dell'essere, della materia, che dice esistono dei mattoni fondamentali, delle forze che si esercitano fra di loro. E cosa sappiamo adesso, oggi, dell'universo? Vi ricordate, l'altra domanda è come è fatto l'universo? Quello che sappiamo oggi è che l'universo è nato da una singolarità, da una bolla infinitesima di dimensione, ma di energia quasi infinita, che a un certo punto ha cominciato a espandersi. E oggi sono passati, sappiamo incredibilmente misurare l'età dell'universo. L'universo è nato quasi 14 miliardi di anni fa. Vedete, e all'inizio tutto era concentrato in una bolla in cui le particelle erano indistinguibili fra di loro, non avevano massa e le forze erano indistinguibili, potevano essere descritte da un'unica legge. Bene, poi man mano che l'universo si espandeva e si raffreddava, sono stati creati le particelle, i mattoni fondamentali, è stato creato il campo di Higgs che ha dato la massa a queste particelle, fino ad arrivare alla formazione dei primi nuclei, poi dei primi atomi e così via, fino ad arrivare ad oggi dove appunto abbiamo miliardi di miliardi di galassie con altrettanti miliardi di miliardi di stelle all'interno di ciascuna galassia. Quindi l'universo è nato, ha un'origine, si sta espandendo ed anzi sappiamo oggi che la velocità di espansione incrementa, più passa il tempo e più si incrementa. Questa è la concezione e tutto questo è stato fatto basandosi sul metodo scientifico di Galileo Galilei, cioè su esperimenti, prove sperimentali, solo che ovviamente gli esperimenti non sono più il semplice cannocchiale di Galileo, ma sono gli enormi esperimenti che forse avete visto nelle immagini del CERN di Ginevra, oppure quelli che se visitate il laboratorio del Gran Sasso che trovate al laboratorio del Gran Sasso. Quindi forse sono riuscita, spero, a dirvi che cos'è il neutrino. Il neutrino è una particella elementare nel senso che descritto in precedenza. Ho detto che esistono tre tipi di neutrini, come tre fratelli, diciamo, come tre persone simili ma con qualche caratteristica diversa. Non ha carica elettrica, è neutro, ha una massa piccolissima e adesso veniamo a però delle caratteristiche molto peculiari nel mondo delle particelle elementari. Una è che interagisce pochissimo con la materia e l'altra, la domanda, diciamo, ho messo questa frase qui per dire ma perché vi interessate proprio ai neutrini? Soprattutto perché poi vi spiegherò perché li definiamo dei fantasmi, perché i fisici corrono dietro ai fantasmi, perché i neutrini sono tra le particelle insieme ai fotoni, diciamo ai quanti del campo elettromagnetico, sono le particelle più numerose nell'universo. Quindi ci stiamo occupando, quando si studia il neutrino, di qualcosa che numerosissimi, come era nell'incipit della prima slide, i neutrini sono numerosissimi nell'universo. E quali sono queste sue caratteristiche molto peculiari? Vedete, la luce per esempio che arriva dal Sole, l'energia che arriva dal Sole è radiazione elettromagnetica, ci attraversa, interagisce col nostro corpo e ci scalda. Questo è il risultato dell'interazione. Noi siamo scaldati dal campo elettromagnetico, dai fotoni che arrivano dal Sole. E i neutrini invece hanno una probabilità di interazione con i nostri nuclei, con i nostri atomi, bassissima, quindi ci attraversano, vedete, mentre il fotone si ferma, interagisce e diciamo ci scalda nel caso del Sole, il neutrino invece passa assolutamente indisturbato. Ecco perché allora abbiamo chiamati diciamo nel mio libro, io proprio intitolato Il fantasma dell'universo. Quindi in questo senso vedete come nei film si vedono questi fantasmi che riescono, non hanno bisogno per passare da una stanza all'altra di aprire la porta, ma passano attraverso i muri, così il neutrino passa attraverso la materia e ha una probabilità molto bassa di interagire. Non solo.
Hanno anche, vi ho detto che i neutrini sono tre, hanno anche un'altra caratteristica che ha confuso i fisici per molto tempo, è nato proprio un giallo sui neutrini, in particolare sui neutrini che vengono dal Sole, perché questi neutrini ci si aspettava che il Sole emettesse solo neutrini di un certo tipo, i neutrini elettronici, e ce ne si aspettava, in base a come sappiamo che funziona il Sole, un certo numero, però sulla Terra se ne misurava quasi la metà, e questo fece nascere il giallo, cosiddetto giallo dei neutrini solari. E qual era il problema? Che questi neutrini sono proprio cattivelli. Che cosa succedeva? Che nel viaggio dal Sole alla Terra, quelli che erano neutrini elettronici si trasformavano in neutrini del tipo muonico. Allora, l'apparato che io avevo messo sulla Terra era sensibile solo a quello dei neutrini elettronici, e quindi è chiaro, se quelli nel frattempo si erano trasformati nel fratello muonico, io non li vedevo, quindi vedevo meno neutrini elettronici. Ecco allora che non solo possiamo assimilarli a dei fantasmi, ma hanno questo atteggiamento camaleontico, se volete, di trasformazione, che ha effettivamente confuso le idee ai fisici, finché poi non hanno capito che esiste questo fenomeno detto delle oscillazioni dei neutrini, che è stato citato, per cui viaggiando nello spazio e nel tempo c'è una certa probabilità che da un elettrone di un tipo si trasformi un neutrino di un tipo si trasformi in neutrino di un altro tipo. Allora, la domanda è: ma perché ci interessano questi neutrini e da dove vengono questi neutrini? Vedete, qui ho fatto un collage di tutte le possibili sorgenti di neutrini. Non voglio parlarvi di tutti, state tranquilli, perché sennò non usciremo più da questa stanza. Però il fatto che, ecco, questo è importante forse sottolinearlo, questa loro proprietà di attraversare la materia senza essere fermati e senza interagire, come noi diciamo, con la materia, fa sì che arrivino i neutrini dagli angoli più remoti dell'universo, portando con sé delle informazioni che, per esempio, la luce che viene fermata, scatterata, interagisce, eccetera, non potrebbe portare. Questi arrivano indisturbati, quindi dagli angoli più remoti dell'universo portano delle informazioni sul fenomeno che li ha generati. E quali sono questi fenomeni? C'è il Sole, per esempio. Il Sole è una fonte di neutrini. La Terra. Dal mantello e dalla crosta terrestre ci arrivano dei neutrini che chiamiamo giusto appunto geoneutrini o antineutrini, perché in realtà sono degli antineutrini. Quando una stella muore, l'ultimo sospiro è fatto da un'enorme quantità di neutrini. Anche nell'atmosfera terrestre siamo immersi dentro i neutrini che vengono prodotti dai raggi cosmici primari, cioè da particelle, soprattutto protoni, che a contatto con l'atmosfera si trasformano in sciami di altre particelle, fra cui i neutrini. Poi ci sono dei fenomeni nell'universo che sono dei fenomeni, se volete, catastrofici, quando c'è un buco nero, oppure due stelle coalescenti di cui una viene risucchiata da un'altra, da una delle due, cioè sono fenomeni in cui vengono coinvolte energie e masse enormi. Ecco, anche in questo caso vengono fuori dei neutrini di altissima energia. E poi ci sono i neutrini, quelli che sono vecchi come l'universo. E poi l'uomo ha imparato anche a farli, i neutrini, non solo a misurare e a vedere quelli che ci arrivano naturalmente, ma li sa anche costruire. Per esempio, è stato citato il fascio di neutrini misurato da alcuni esperimenti al Gran Sasso. C'è un fascio di neutrini creato al CERN di Ginevra, e attraverso un percorso sotto la crosta terrestre di 730 km indirizzati verso il Gran Sasso, dove ci sono degli esperimenti che poi li misurano. Se vi ricordate il famoso tunnel della Gelmini, spero di non beccarmi nessuna querela, ma insomma. E poi anche presso le centrali nucleari per la produzione di energia sono delle fonti di neutrini. E poi vedete, c'è anche una banana. Perché una banana?
perché questo è un fatto curioso, giusto, che anche il corpo umano emette dei neutrini, perché? Perché contiene del potassio 40 che è radioattivo, emette elettroni, ma emette anche neutrini, quindi anche il nostro corpo emette dei neutrini. Ma magari non è importantissimo dal punto di vista scientifico, ma giusto una curiosità. Quindi se poi mangiate molte banane che contengono molto potassio, sarà bene, però aumentate il numero di neutrini che emettete. Come vi dicevo, da dove vengono questi neutrini? Sicuramente sulla Terra il Sole è una delle fonti maggiori di neutrini. Allora, supponete di stare in questa bella spiaggia al sole e state abbronzando, perché che cosa arriva? Arrivano i fotoni di non solo visibili, ma anche quelli raggi UV, insomma gli ultravioletti. Allora che fate? Sapete che se non volete combinarvi, diventare come questa signora che si è leggermente abbrustolita al sole, insomma, uno normalmente si mette una crema. Va bene, voi non sospettate che insieme ai fotoni che vi arrivano dal sole, ogni centimetro quadrato del vostro corpo è anche attraversato da decine di miliardi di neutrini al secondo. Allora, non andate in farmacia a comprarvi la crema per i neutrini, perché non esiste, non esisterà mai, non fatevi ridere dietro. E soprattutto non ha nessuna importanza, perché? Perché come vi dicevo i neutrini vi attraversano senza interagire il corpo, quindi non prenderete mai una bruciatura per i neutrini. E perché ci interessano i neutrini dal Sole? Perché il Sole, vedete, è una specie di centrale nucleare a fusione, non a fissione, cioè dagli elementi più leggeri si passa agli elementi più pesanti, e in questo diciamo bruciare dell'idrogeno e poi degli elementi sempre più pesanti nel cuore del Sole, che è la fornace, il centro della centrale che produce energia, vengono prodotti ancora una volta fotoni, cioè onde elettromagnetiche, e neutrini. Adesso che succede? Che i fotoni, siccome il cuore del Sole ha una densità elevatissima, rimangono intrippolati anche per centinaia di migliaia di anni all'interno del cuore, di dove c'è, diciamo, la centrale nucleare. I neutrini invece, sempre grazie a questa loro capacità, escono immediatamente dal Sole e impiegano alla velocità della luce quasi con cui si muovono, impiegano circa un po' meno di 10 minuti, diciamo, quelli che sono diretti verso la Terra, per arrivare sulla Terra. Allora, voi capite che i neutrini sono delle sonde, come se io avessi a disposizione una sonda che mi permette di vedere non la superficie del Sole da cui arriva poi la luce, perché alla fine la luce passano centinaia di migliaia di anni, poi arriva sulla superficie terrestre dopo un sacco di interazioni, però arriva dalla fotosfera, quindi arriva dalla superficie terrestre. I neutrini invece vengono direttamente dal cuore del Sole, quindi mi portano con sé delle informazioni su quello che avviene in questa centrale nucleare del Sole, che sono informazioni molto più dirette di quelle che mi può dare la luce. Ecco perché, diciamo, i fisici studiano anche i neutrini dal Sole. I neutrini che vengono dalla Terra. Voi, inspiegabilmente, sappiamo pochissimo della Terra. Tutte le informazioni che sappiamo sulla Terra vengono da i geofisici, i geologi, insomma, che studiano. Come si studia la Terra? Attraverso le onde sismiche che si propagano. Perché al massimo il buco che io posso fare per capire cosa c'è sotto i miei piedi può arrivare, credo che la profondità massima sia intorno ai 10-12 chilometri, ma ha voglia arrivare al centro della Terra. Quindi veramente l'uomo conosce molto poco della Terra. Ebbene, ancora una volta vengono in nostro soccorso i neutrini. Perché? Perché nella crosta e nel mantello della Terra, che è calda, c'è una certa quantità di isotopi radioattivi, uranio, potassio, che decadendo emettono energia, e perciò la Terra è calda anche, ma emettono anche neutrini.
Questi, naturalmente venendo dalla Terra, dal nome greco della Terra, sono detti geoneutrini o geoantineutrini. Quindi ancora una volta io ho delle sonde che mi permettono di, forse nel futuro, di capire un po' meglio cosa succede all'interno della Terra. E guardate che non è una cosa da poco, perché i meccanismi di produzione e di trasporto del calore all'interno della Terra sono quelli che poi sono alla base dei movimenti tettonici, con tutto quello che questo significa, dei fenomeni vulcanici. Adesso non voglio dire che noi adesso con i geoneutrini sapremo prevedere i terremoti, perché non è così e siamo ben lontani. Però quello che dico è che cominciamo ad avere delle sonde che ci permettono di guardare in un certo senso all'interno della Terra. E guardate, al mondo ci sono solo due esperimenti che sono in grado di misurare questi geoneutrini, e uno sta al laboratorio del Gran Sasso e uno sta in Giappone. Perché ci vuole un'enorme sensibilità, perché sono pochi, pochi per poter essere rivelati, e ci vogliono strumenti estremamente sensibili. Quindi anche i geoneutrini ci daranno una mano per capire meglio la Terra. Come vi dicevo, anche quando una stella muore emette i neutrini. Quando ho detto che le stelle sono delle centrali a fusione, quando si esaurisce il combustibile, la stella prima collassa su se stessa, poi esplode perché supera la densità nucleare in cui si innestano i processi nucleari, quindi c'è una specie di esplosione, ed è il fenomeno della supernova. Cioè la supernova che cos'è? Che improvvisamente nel cielo gli astronomi notano che lì dove prima c'era una stella normale, improvvisamente questa stella diventa migliaia di volte più luminosa. Quello è il sintomo che la stella è morta, si è tramutata o in una stella di neutroni oppure in un buco nero, dipende dalle sue dimensioni, dal tipo di stella e così via. Bene, nei 10 secondi circa in cui tutto questo fenomeno dell'implosione e dell'esplosione avviene, un'enorme quantità di neutrini viene espulso. L'ultima supernova nella nostra galassia storica che si conosce è del 1600, mentre nel 1987 c'è stata una supernova che però era ai margini della galassia, quindi non era tanto vicina, ed è stata la prova sperimentale, perché all'epoca ci sono stati 3 esperimenti nel mondo che hanno misurato, pochi ma in maniera significativa, i neutrini che sono stati emessi al momento della morte della stella, di questo fenomeno della supernova. Cioè è stata la dimostrazione sperimentale di quello che ci si aspettava, che nel momento in cui una stella muore vengono emessi dei neutrini. E anche questo ci aiuta a capire come questo fenomeno avviene, perché anche questi arrivano, e ci portano con sé delle informazioni. Allora, sono anche molto interessanti quelli che sono i neutrini, come noi diciamo, relici, i neutrini antichi come l'universo. Voi sapete che nella Genesi c'è scritto "e la luce fu". Però la luce, noi adesso sappiamo quando la luce fu nell'universo, e sappiamo che fu esattamente 380.000 anni dopo il Big Bang. Ma ben prima della luce, a frazioni di secondo, dopo il Big Bang, si sono formati i neutrini. Quindi forse la Genesi non lo sapeva, ma avrebbe dovuto dire "e i neutrini furono ben prima della luce". Quando questo brodo primordiale caldissimo si è un po' raffreddato, ma sto parlando di miliardesimi di secondo, non sto parlando di veramente frazioni piccolissime di secondo, si è raffreddato abbastanza da far sì che essi si muovessero liberi, non fossero ancorché con poca probabilità di interazione, ma intrappolati in questo brodo così denso e impenetrabile. Questi hanno cominciato a espandersi per tutto l'universo. Ecco perché dicevo che i neutrini sono numerosissimi. In ogni centimetro cubo dell'universo ci sono 300 neutrini di questo tipo, che sono neutrini vecchi
come l'universo. E sono estremamente interessanti perché diciamo, ancora non siamo in grado di misurarli, perché sono tanti ma sono anche pochi per la probabilità di interazione di loro stessi. Ancora non sappiamo misurarli, ma voi capite che ci darebbero delle informazioni veramente sui primissimi istanti dopo il Big Bang. E l'altra cosa che vi accennavo sono dei neutrini di altissima energia che vengono emessi in fenomeni catastrofici nella nostra ma anche in tutte le altre galassie, come gli AGN, cioè i nuclei di galassie attive, i lampi di luce gamma, cioè come vi dicevo fenomeni in cui tipicamente c'è un buco nero oppure due stelle, una che finisce inghiottita da un'altra. E in questo fenomeno si creano dei campi elettromagnetici tali che accelerano le particelle cariche che a loro volta producono dei neutrini di altissima energia. Quindi vi ho dato una panoramica dei fenomeni naturali, diciamo, che producono i neutrini. Però, come prima dicevo, anche l'uomo ha imparato a produrre dei neutrini. Uno è attraverso gli acceleratori di particelle, e qui appunto vi dicevo al CERN di Ginevra, un analogo fascio esiste negli Stati Uniti, più o meno alla stessa distanza, ha un altro in Giappone. Non sono tantissimi i posti in cui, diciamo, ci sono, presso gli acceleratori sono formati dei fasci di neutrini, però esistono. E questo è l'altra. Sono le centrali nucleari, dove nei processi di fissione vengono prodotti isotopi radioattivi stabili che decadono anche in neutrini, e quindi sono una copiosa sorgente di neutrini che poi i fisici studiano per capire meglio le caratteristiche intime e intrinseche del neutrino, perché ci sono molti problemi aperti ancora da capire sui neutrini. Adesso, dove si studiano? Diciamo, dov'è che i fisici studiano questi neutrini? E purtroppo, vedete la faccia accigliata del buon Einstein, è perché i cacciatori di neutrini, come io li chiamo, hanno una vita piuttosto complicata. Perché? Perché gli esperimenti dove si studiano i neutrini sono in luoghi tutti un po' estremi, diciamo, in Antartide, nelle profondità marine, nei laboratori sotterranei, presso le centrali nucleari. Quindi, diciamo, se volessimo seguire i vari esperimenti che si svolgono nel mondo per misurare i neutrini, faremmo proprio un giro del mondo, ma in luoghi un po', diciamo, è come avventure nel mondo, insomma, visitereste dei posti alquanto inusuali. Il primo posto è il Polo Sud. Incredibilmente al Polo Sud c'è un esperimento che si chiama Ice Cube, manco a dirlo, che misura i neutrini, quelli di altissima energia che vengono prodotti in questi fenomeni diciamo catastrofici che vi dicevo, in cui sono coinvolti buchi neri o altri fenomeni altrettanto massicci. E come è fatto questo apparato? Siccome per misurare questi neutrini ci volevano esperimenti di dimensioni enormi, che non ci sarebbero stati neanche in un laboratorio, ancorché in un laboratorio grande, per esempio come quello del Gran Sasso, qual è stata l'idea? Bene, sono stati praticamente con un trapano del tutto particolare, si è forato il ghiaccio per 3500 metri e da partire da 1000 metri diciamo sotto la crosta fino a 2005, perciò dicevo 3500, perché fino a 1000 non c'è niente, poi da 1000 a 2450 sono stati, con questo trapano che scioglie il ghiaccio e tira sull'acqua prima che si risolidifichi, sono stati introdotti dei sensori ottici. È stata fatta una specie di griglia, come devo dire, di rete di sensori ottici sparsa per un chilometro cubo, cioè le dimensioni, diciamo,
complessive coperte da questi sensori, non in maniera continua, ogni certa distanza, però c'è una rete di sensori che copre 1 km³. Perché ho dovuto avere questo enorme apparato? Perché? Che cosa succede? Quando un neutrino di altissima energia, che viene per esempio da questo campo creato da dove c'è un buco nero, arriva sulla Terra, interagisce con il ghiaccio, con probabilità bassa, però qualcuno interagisce. Nell'interagire produce altre particelle e si ha un fenomeno che è detto effetto Cherenkov, per cui queste particelle eccitano gli atomi e i nuclei del ghiaccio, che poi emettono una specie di luce bluetta. Allora, questi lampi di luce che sono creati nel mezzo attraversato dalle particelle prodotte dai neutrini vengono rivelate dai sensori ottici. Quindi io, con questo stratagemma, se volete, sono riuscita a creare un apparato sperimentale di 1 km³ fatto di ghiaccio, perché il ghiaccio interviene, diciamo, in questo fenomeno, in cui io mi sono limitata, si fa per dire, a introdurre qualche migliaio di sensori ottici che costituiscono questa griglia. L'altra, con la stessa tecnica, siccome, diciamo, io devo guardare l'universo sia, come devo dire, la parte osservabile dall'emisfero sud e la parte che si può osservare dei neutrini dall'emisfero nord, quindi siccome l'Antartide sta nell'emisfero sud, abbiamo sentito l'esigenza di avere un analogo apparato nell'emisfero nord. Questa volta non è stato fatto al polo, ma è stato fatto, si è pensato di farlo, dove? Nel Mediterraneo. Perché? Perché il Mediterraneo, diciamo in profondità, ha delle caratteristiche di purezza, di poca luminescenza, eccetera. Sostanzialmente è come, ha le stesse proprietà ottiche che consentono il propagarsi di questi lampi di luce che vengono creati dalle particelle, così come il ghiaccio. Quindi con lo stesso concetto vengono immersi dei sensori ottici che poi vengono ancorati sotto e tenuti sopra delle stringhe, come devo dire, delle colonne di sensori ottici che vengono messi in profondità nel Mediterraneo, e vedete che c'è un progetto che si chiama Chilometro Cubo Net, in cui in realtà ci saranno 3 siti. Uno è vicino in Francia, diciamo, vicino al largo di Tolone, uno è al largo di Capo Passero in Sicilia e un altro in Grecia. Per ora verranno costruiti diciamo solo in questi 2 siti, il terzo forse verrà dopo. Questo è un progetto che parte adesso, diciamo. Hanno cominciato a calare dei rivelatori, però diciamo si comincerà a costruire da adesso in poi, che si chiama il chilometro cubo net, proprio perché anche qui renderò sensibili chilometri cubi di acqua purissima in profondità, stiamo parlando di migliaia di metri di profondità sotto il mare. Quindi vedete, sono luoghi un po' estremi dove fare ricerca. L'altro luogo sono i laboratori sotterranei. Questa è l'immagine, per esempio, dell'ingresso del laboratorio del Gran Sasso, di cui forse avrete sentito parlare. Bene, quindi, diciamo, volendo seguire questi cacciatori di neutrini, dovete andare a vedere cosa fanno i fisici nel laboratorio del Gran Sasso, ma il laboratorio del Gran Sasso non è l'unico laboratorio sotterraneo nel mondo, ne esistono altri. Quindi potete andare negli Stati Uniti, potete andare ancora in Europa, ma potete andare in Giappone o in Cina, va bene? Dove si sta costruendo un laboratorio che per ora è piccolo, ma promette di diventare altrettanto grande del Gran Sasso, per cui forse tra qualche anno non potremo più dire che il laboratorio del Gran Sasso in Italia è il più grande dei laboratori al mondo di questo tipo. Ora, mi potreste chiedere perché un laboratorio sotterraneo, perché devo cercare in un laboratorio sotterraneo? Perché vi ho accennato prima al fatto che dall'universo, diciamo, dalla nostra galassia, ma anche al di là della nostra galassia, arrivano soprattutto protoni, i quali a contatto con l'atmosfera, questi sì che interagiscono e creano uno sciame di altre particelle.
Allora, diciamo, sembra strano, ma questa pioggia incessante di raggi cosmici che noi non vediamo, ma che ci sta attraversando anche, insomma, in questo momento, una pioggia continua nell'atmosfera, costituisce una specie di disturbo. Allora, siccome io devo studiare i neutrini che interagiscono poco, quindi sono eventi rari, oppure altre forme, diciamo, altre ricerche che adesso non cito, tipo la materia oscura o altre cose, che sono fenomeni rari, e queste sciame di particelle costituirebbero un disturbo. Come dico io, è sempre, se io voglio sentire le note di un violino Stradivari, non è che mi metto in mezzo alla strada, mi metto in una sala da concerto dove sono ben protetta dai disturbi sonori. In questo caso, se voglio studiare fenomeni rari, mi devo proteggere dai raggi cosmici. E perché mi metto sottoterra? Perché la maggior parte dei raggi cosmici vengono assorbiti dalla montagna, e quindi la montagna fa da filtro. È come un filtro che elimina i disturbi. E appunto, perché a proposito del Gran Sasso, questo, ripeto quello che dicevo, c'è un flusso di particelle nell'atmosfera che è di 100 al secondo per metro quadro. Quindi questo costituisce un fondo ineliminabile diciamo di disturbo, che la roccia invece riduce di quasi un fattore, un milione. E quindi, per esempio, il laboratorio del Gran Sasso, non so se qualcuno di voi ha avuto occasione di andarlo a visitare, è veramente un grande laboratorio. Fatto, diciamo, questa è l'autostrada e il tunnel sotto il Gran Sasso dell'autostrada Roma-L'Aquila-Teramo. Questa è l'autostrada, ai lati dell'autostrada è stato scavato il laboratorio, che è fatto essenzialmente da tre grandi sale. Quando dico grandi, dico appunto dell'ordine di 100 metri di lunghezza per 20 per 20. Sopra la testa del laboratorio ci sono 1400 metri di roccia che eliminano questo disturbo. Il volume del laboratorio su 180.000 metri cubi, su quasi 2 ettari di superficie di laboratorio, con tutte le infrastrutture tecniche che consentono di fare degli esperimenti complessi. Non è un buco dentro la montagna, è un laboratorio attrezzato, non solo attrezzato perché ci sono gli esperimenti che diciamo complessi e complicati, ma perché ci sono anche delle infrastrutture tecniche che consentono di farlo. Poi l'altra caratteristica è che la comunità scientifica, cioè l'insieme dei ricercatori, dei tecnici che fanno gli esperimenti al Gran Sasso, è una comunità di circa 1000 persone che vengono da tutti i paesi del mondo, cioè una comunità internazionale, a fronte del fatto invece che i dipendenti del laboratorio, quelli dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sono meno di 100. Quindi è un laboratorio italiano, nazionale, ma ha una partecipazione del tutto internazionale. Allora, cosa si fa al Gran Sasso? Si studiano i neutrini dal Sole, i geoneutrini, i neutrini che vengono da Ginevra, i neutrini delle supernove, se ci sono, naturalmente, da quando c'è un esperimento, dall'inizio del laboratorio, purtroppo nella nostra galassia non c'è stata una supernova, però vabbè, può essere che un giorno arrivi. E poi si studiano anche proprio le proprietà più intrinseche, adesso non ho tempo di andare nel dettaglio. L'altra fonte di neutrini creati dall'uomo sono quelli delle centrali nucleari. Vedete, qui c'è un'immagine delle torri delle centrali nucleari, non parlo di tutti gli esperimenti. Vi dico solo che, ecco perché parlavo della Cina, anche nell'introduzione che è stata fatta, ci sono, e in questo momento in Cina, questo è il sud della Cina, non so se si vede, forse sì, si vede Hong Kong, praticamente siamo a nord di Hong Kong, e c'è una località detta da Yabei dove c'è un complesso di acceleratori, che è il secondo complesso di centrali nucleari al mondo, e a distanza di qualche chilometro c'è un esperimento che si chiama proprio Daya Bay, che studia le oscillazioni dei neutrini, questo fenomeno dell'oscillazione dei neutrini sfruttando i neutrini prodotti dalle centrali nucleari. E invece in costruzione qui un nuovo complesso di centrali nucleari presso cui sarà installato un altro enorme
esperimento che si chiama Juno, il gigante cinese. Vedete le dimensioni, sono 20.000 tonnellate di un materiale che chiamiamo scintillatore liquido, che è una specie di idrocarburo che, diciamo, quando le particelle interagiscono, anche qui emettono dei lampi di luce che vengono rivelati dai dei sensori. E guardate, vi prego di vedere le dimensioni, 20.000 tonnellate, quindi sono oggetti di 40 metri circa, insomma, tanto per... E questo dovrebbe essere pronto per il 2020. Vedete qui la fotografia presa a gennaio proprio di quest'anno, la cerimonia della posa della prima pietra di questo nuovo laboratorio e dell'esperimento. Voi non mi sapete riconoscere, ma io sono questa. E per dimostrarvelo che ero lì, vi mostro una fotografia presa con alcuni colleghi. Questo, appunto, che dicevo, anche questo meriterebbe un discorso, del fatto che la Cina ha fatto enormi progressi. Ne parlavo stamattina nell'altra conferenza, quanto la Cina in 20-25 anni ha progredito. E ha progredito in campo scientifico, in campo tecnologico, cioè non pensate alla Cina solo come produttrice di magliette copiate dall'alta moda, no, la Cina è in un certo senso più avanzata di noi per certi aspetti, o comunque sta investendo molto di più in formazione, alta formazione, numero di laureati e in scienza. E adesso questo esperimento, che costa più di 200-250 milioni di euro, è praticamente pagato in grandissima parte proprio solo dai cinesi. Poi noi collaboriamo, ci sono europei, americani, russi, eccetera, però diciamo il grosso dei finanziamenti viene da loro. Allora, le conclusioni sono che tutto quello che vi ho raccontato, che oggi sappiamo del neutrino, è stato fatto abbiamo imparato in meno di 100 anni. L'ipotesi dell'esistenza del neutrino è del 1930, sono passati meno di 100 anni. E abbiamo appreso molto di queste sue elusive caratteristiche, però ancora moltissimo rimane da scoprire. E questa, attenzione, è ricerca di base, questo è un concetto che vorrei dirvi, non è ricerca applicata, però è solo attraverso la ricerca di base che effettivamente l'uomo può fare quei salti di conoscenza che poi consentono, anche dal punto di vista della vita di tutti i giorni, di fare dei progressi. Come noi diciamo, la lampadina non è, diciamo sempre, portiamo come esempio, la lampadina non è stata inventata da chi stava migliorando sempre di più la candela. No, se qualcuno non si fosse messo a studiare i fenomeni elettrici e magnetici, in cui a quel momento non si intravedeva assolutamente nessuna finalità pratica immediata, ebbene, noi non vivremmo nel mondo, diciamo, elettromagnetico, pieno di elettromagnetismo in cui viviamo oggi. Quindi sono gli unici, diciamo, la ricerca di base è l'unica che può far veramente fare dei salti di conoscenza. Io vi ringrazio dell'attenzione e, come dicevo, se volete saperne di più su questo argomento, mi permetto di segnalarvi questo libro che è appena uscito in libreria. Grazie.